Buongiorno a tutti cari youtuber e benvenuti al nuovo video del mio canale. Oggi è un video speciale ed è un video ricordo. Un video ricordo più o meno, non è un video, è una classifica che però ritorna a un vecchio ricordo che adesso vi spiegherò. Ormai sono 2 anni che compro manga, sì, sono 2 anni che compro manga e in questo video farò la classifica di tutte le serie che mi sono comprato da qui a 2 anni fa. Che avevo iniziato a comprare un sacco di manga. Il mio primo manga l'ho comprato allo Yamato Shop, ero andato con un amico per vedere proprio lo Yamato Shop, ero curioso, volevo vedere. E da lì poi è iniziato tutto un inizio che ancora ad oggi sta diventando una vera e propria passione, anzi è diventata ormai la passione ancora di più dei videogiochi. Parliamo comunque di qualcosa che adesso nel mio canale sta spopolando, nel senso sto facendo più video di manga e fumetti che rispetto a quelli dei videogiochi, anche perché quanto un videogioco mi costa 20 euro, 10 euro, minimo 10 euro, massimo, ma andiamo anche a 30 euro un manga o un fumetto. Se mi va male mi costa 6 euro, se mi va bene mi costa sui 4 euro. La differenza è molta, diciamo. Tanto per aprire e chiudere una parentesi, quest'anno, a parte WWE 2K, non ho comprato videogiochi. Solo per dirvi questo. Eppure ho giocato a tanti giochi diversi perché comunque c'è stato anche l'online quest'anno. Chiusa parentesi. Alla fine, che cosa sono usciti fuori in questi 2 anni? 31, beh, una classifica di 31 tra manga e fumetti. Quindi partiamo subito perché la classifica è veramente, ma veramente lunga. Andiamo subito al numero 31. Al numero 31 troviamo un numero, un titolo che dal 31 al 28 sono fumetti e che sono cose inedite di un capitolo solo. Quindi non sono neanche parte integrante della classifica. Diciamo che sono come un aperitivo. Partiamo con 68. 68, titolo di zombie. Non mi è piaciuto perché comunque la solita cosa di zombie nella guerra del Vietnam, quindi c'è soldati americani, c'è la guerra del Vietnam, e questi qui all'improvviso si trovano che i zombie stanno spopolando e uccidendo chiunque. Infatti entrano in un villaggio e trovano soltanto zombie. Qui faccio vedere qualche disegno, anche i disegni, oddio, per quanto si riesca a vedere qualcosa, cioè non è assolutamente un grandissimo titolo. Tra l'altro questo qui dovrebbe venire a costare 15,90 euro e sinceramente 15,90 euro non ne conviene, anche perché non mi ha assolutamente interessato come titolo. Alla numero 30 abbiamo un titolo di cui, come vedete, un fumetto, lo sto maneggiando adesso. È un fumetto che parla di diciamo, di una serie che a me piace, diciamo di un genere che a me piace, ovvero ancora genere zombie, e di una serie che mi piace tanto come Resident Evil. Ma questo titolo qui, Resident Evil 1, l'ho preso per sbaglio, e non dico neanche che è brutto, perché non è brutto, ma sinceramente non era quello che volevo prendere, quindi l'ho messo al 30° perché è stato un errore, punto, è stato un errore. Numero 29, un titolo che può essere molto simile a The Walking Dead per quanto ne sembra il contesto. Il titolo non è male, ma l'ho preso in omaggio perché era gratis, era il primo numero.
Però anche questo qua costa troppo ed è questo il motivo per cui non sono andato avanti a prenderlo. Siamo alla numero 29 e abbiamo Revival. Revival è un titolo molto simile a The Walking Dead, però abbastanza paranormale con alieni, se non sbaglio. Costa 14,90 euro e non ne vale la pena spendere 14,90 euro. Se sapete, se mi conoscete sapete benissimo che io non spendo più di 6 euro per un manga, figuriamoci se ne spendo 14 per un fumetto. Alla numero 28, chiudendo quindi questa piccola parte che parte dalla, di comics e non di manga, ma sono comunque tre inediti, sto parlando di un numero preso a caso, di un personaggio che mi è piaciuto tantissimo e che mi piace ancora ora. Il problema è che non ne vale la pena. Abbiamo Lobo, Lobo, personaggio della DC che a me piace tantissimo per la sua somiglianza ad esempio con Roman Reigns, che è simile, se guardate è molto simile, ma soprattutto è un personaggio proprio cazzuto. Il problema di Lobo è che, come vedete qua, costa 2,50 euro, vi faccio 2,50 euro. Il problema è che io penso, se voglio spendere 2,50 euro, ok che a colori, ma mi aspetto almeno un fumetto di tante pagine. Qua abbiamo un fumetto di a malapena, tra l'altro qua sembra che ci sia Rihanna nuda, vabbè, ci saranno almeno 15 pagine. Io spendere 2,90 euro per un fumetto di 15 pagine, perché poi inizia la cazzata qui della una cazzata della DC che non riesco neanche a leggere perché mi fa leggermente cagare, non ne vale la pena. È un peccato perché veramente il personaggio merita, non merita il resto. Guardate qua, cioè, che roba incredibile. Non posso vedere le immagini finali perché è abbastanza porno, diciamo. Al 20º posto c'è un titolo che non ho qui in questo momento, è l'unico titolo che ho comprato e riportato indietro. Si tratta di Fullmetal Panic. Fullmetal Panic non mi è piaciuto perché la sua storia di robot non mi ha assolutamente appassionato e io le storie con i robottoni non ne ho veramente, non ho né più né coglioni e non mi piacciono, scadono in quello che è uno stereotipo dei cartoni giapponesi che non mi piace. Tra l'altro poi non mi piace neanche la storia, non mi ha interessato. Avevo tre numeri, se non sbaglio, e di questi tre numeri li ho riportati tutti indietro perché non ne valeva veramente la pena e quindi ho deciso di abbandonarlo subito. Punto. Non mi ricordo quanto costava, ma non ve lo sto a dire. Passiamo direttamente alla posizione numero 26. Posizione numero 26, abbiamo un titolo della J-Pop che è Overbleed, una specie di, guardate qua come grosso, cioè è abbastanza grosso, ma sinceramente si può fare a meno di comprarlo. Overbleed l'ho comprato perché ero agli inizi, è stato uno dei primi manga che ho preso, era solo tre volumi perché sono solo tre volumi e ho detto dai proviamo, vediamo cos'è, visto che siamo qua all'inizio iniziamo a leggere qualcosa. E Overbeat parla di lotta, è un titolo action, come si è scritto, è un titolo che parla di lotta. Praticamente il ragazzo che è in copertina decide di suicidarsi perché è preso di mira dai bulli insieme a un suo amico, non riescono a suicidarsi, allora lui tramite un video di un suo amico pugile scopre che c'è uno che assomiglia al suo amico che è sopravvissuto e allora deciderà di entrare nella lotta clandestina per incontrare quest'uomo che poi si scoprirà non essere la persona, ma comunque essere collegata al suo amico. I disegni fanno cagare, cioè a me non mi sono mai piaciuti. Vi faccio vedere qualche esempio. A me, sinceramente, sembrano veramente molto vecchi come disegni. Una mano che non mi piace assolutamente. Il titolo successivo alla sì, abbiamo Hammer Session. Hammer Session perché prima di Overbleed? Perché Overbleed l'ho pagato.
Perché se guardiamo la qualità di Hammer Session con la qualità di Overbleed, io preferisco Overbleed. Il problema è che Hammer Session è un titolo che mi hanno regalato in prova. Io ho Demon Urmi che mi sono stati regalati, dato con sta sopra copertina. 5,90 euro anche questo, della GP Manga. Ed è una copia bruttissima di GTO, in cui il ragazzo che avete qui in realtà è un truffatore. E riesce a salvare la scuola per un culo pazzesco proprio, un colpo di fortuna, e quindi viene assunto come insegnante. Lui si troverà quindi a insegnare in una classe dove ci sono vari ragazzi con migliaia di problemi. L'ho detto, è un GTO, ma un GTO fatto male, non mi ha divertito. E ho detto a chi me l'aveva regalato, che poi mi voleva vendere tutta la serie, ho detto no, mi dispiace, non mi piace. Prendo solo i primi due che me li ha regalati per toglierti un po' di spazio, però io non lo compro la serie, e infatti non l'ho comprata, non vi faccio vedere, non vi... Tra l'altro, ah, ecco, guarda un po', tac, e poi è rotta la bustina. Andiamo alla posizione numero 24. Alla posizione numero 24 abbiamo un titolo che ho iniziato e che non ho mai finito. E che non ho mai finito perché poi ho iniziato a leggere altro, ho detto sì, questo qua lo lascio per un po', vediamo. Piano piano poi non l'ho più completato e sinceramente in fumetteria non lo trovo neanche più, perché sinceramente era lì da anni ed è stato uno dei primi e all'inizio poteva anche interessarmi come titolo. Sto parlando di Rebirth Lunatic Taker, titolo fantasy di 7 volumi della J-Pop, costa 5,90 euro come tutti i titoli della J-Pop. E diciamo che in quel periodo compravo sempre J-Pop perché mi piacevano, ma perché ero all'inizio e quindi prendevo titoli come Overbleed, come questo qua o come altri titoli che sinceramente non è che sono sto granché. Questo titolo è molto complicato, parla di un fratello e una sorella che si ritrovano in un gioco mortale perché sono diventati dei taker. E quindi devono uccidere dei demoni o altri taker per sopravvivere giorno per giorno, e hanno un numero sul petto che segnerà quanti giorni rimangono di vita. Sinceramente il titolo mi ispirava tanto, lo volevo leggere, l'ho lasciato lì dov'è, non ho più possibilità di continuarlo e non lo continuerò. Posizione numero 24, perché comunque c'è molto di peggio, ma non ve lo consiglio nemmeno questo, a meno che non siete proprio delle persone che amano questo stile di titoli fantasy, come piace a me, però questo qua non l'ho mai finito. Ora andiamo alla versione 1.23, che è un po' drammatica. Perché è un po' drammatica? Perché sicuramente questo titolo piace a tutti, o alla maggior parte. A me non piace, a me non è mai piaciuto, perché? Per i motivi che adesso vi elencherò. Però non vi arrabbiate se lo vedete al 23° posto. I Am a Hero, 2 volumi ho comprato, costa 5,90 euro, è della GP Manga e non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto perché non è tanto quel titolo di sopravvivenza. È più un titolo che sembra comico, non si capisce se sono zombie o se sono chissà che cosa. È un titolo che non mi è piaciuto anche e soprattutto per l'indole di questo personaggio principale, una nullità talmente patetica che forse soltanto il personaggio di Deadman Wonderland può superarlo. Cioè, lui in una situazione di zombie non capisce ancora che sta succedendo l'apocalisse. Cioè, è molto, ma molto patetico come personaggio, non mi piace. Poi, probabilmente, sa anche per il fatto che io a secondo mi sono fermato, ma sicuramente vi annuncio che questo titolo, cioè questo personaggio non mi è mai entrato nella pelle, e quando un personaggio non mi entra, non mi entra, mi dispiace, cioè non ci posso fare niente. Quindi 23esima posizione, secondo me è giustissima. Poi io non vi sento di sconsigliarvelo, perché a molti piace questo titolo, quindi
Non vi dico, ve lo sconsiglio, ma vi dico solo a me non è piaciuto, punto. Al 22esimo posto abbiamo un titolo che molti odiano invece. E non è che l'ho messo al 22esimo perché lo odiano. Ma anche qui la trama e come è stata, più che altro come è stata portata avanti, non è tra i titoli, non mi ha portato a dire cazzo, questo è un bel manga. Sto parlando del cofanetto di Sword Art Online, Aincard, il primo dei tre cofanetti che sono usciti. Devo dire una cosa, a me la trama può piacere di Sword Art Online, mi piace la trama. Non mi piace come è stata portata avanti, cioè è stata portata avanti troppo troppo male, nel senso, il personaggio di Kirito è completamente sbagliato perché è troppo overpower, mentre vedevamo prima il personaggio di I Am Hero che secondo me non valeva la pena perché era un personaggio di merda, questo invece è un personaggio troppo forte a livello del gioco. Questo qua percorre l'anime nei suoi tratti principali, però ragazzi, io allora adesso non voglio iniziare a fare delle lotte, però io sinceramente Sword Art, la trama e l'anime l'ho seguito. Non dico che non mi è piaciuto, non è detto che è un titolo da 4, da 5, da 2, come dicono tanti. Però non è neanche sto grande titolo, quindi io vi dico, comprarlo non lo so, vedete voi cosa volete farne. È logico che se io vi do un consiglio, comunque se devi seguirlo, no, non prendete per vero tutto quello che le persone dicono. Cioè, c'è una persona dice questo titolo è uno schifo, non lo devi comprare, e se no, e se lo compri sei un coglione. Allora sicuramente quella persona lì non ha capito un cazzo, quindi state attenti anche su internet a quello che trovate. È come di che si dicono, io non vi dico niente perché non voglio dirvi niente. Quindi passiamo direttamente alla posizione numero 21 e parla via Chap. Andiamo al numero 21. Al numero 21 abbiamo un altro titolo, Zombie, che abbiamo fatto già vedere prima, che avevo una copia di Resident Evil, il fumetto, quello lì che ho detto che ho comprato per sbaglio, perché io in realtà cercavo questo, Resident Evil, Marava Desire, che non dico che è un brutto titolo, però è la solita cosa di zombie, che ok, a me piacciono i survival, mi va bene, mi piacciono i survival che, e mi va bene anche questo, mi piace la serie di Resident Evil, sì, ok, mi piace la serie di Resident Evil, però in questo titolo non c'è niente di così tanto innovativo, tra l'altro l'unico personaggio che c'è anche nella storia originale quella di Chris Redfield. Io vi Oh, alla numero 20 abbiamo un altro titolo che a molti piace e sta piacendo perché è arrivato da poco. E a me non dico che non è piaciuto perché la sinistra, la storia c'è. Non mi piace per. Non mi è entrato nella pelle il primo volume, cioè non mi ha dato quello che mi davano magari gli altri numeri. Parlo di My Hero Academia. Scusate se è al 20° posto, ma My Hero Academia. Uno ne ho preso, ho soltanto il primo. Devo recuperare il secondo e il terzo, e allora lì sì dirò: mi è piaciuto, non mi è piaciuto. Perché so, si dice che bastano tre numeri per capire. Ma soprattutto, secondo, la trama in sé non è niente di così tanto particolare. Tutto si chiama No Naruto. Ho visto un sacco, ho letto un sacco di manga che potrebbero essere il nuovo Naruto. Come tutti dicono, a parte che a me Naruto non è mai piaciuto, però quello è un altro discorso. Però non dico che a My Hero Academia fa cagare, ma secondo me non è sto grandissimo come tutti ne parlano, sto grandissimo numero, sto grandissimo titolo molto bello, come così, sto grandissima roba. Costa poco rispetto agli altri, quello è vero, 4,30 € della Star Comics. La storia è molto semplice, siamo in un mondo dove ci sono i supereroi e già a 4 anni molte persone riusciranno ad avere dei poteri, ma c'è chi invece non ce li ha e viene fatta proprio una scuola per chi ha questi poteri, a dominare questi poteri. C'è sto ragazzo
qua, che adesso è il ragazzo qua che sembra uno scolaretto, che vuole andare in questa scuola, ma non ha i poteri, e per andare c'è bisogno dei poteri. Allora gli viene dato da questo qui, vengono trasferiti i suoi poteri, lui quindi farà di tutto per entrare, succederanno un sacco di cose, però alla fine non si dice niente di che è già nel primo volume, quindi è molto in sospeso, non vi dico vi è piaciuto o non vi è piaciuto, consigliavo o non consigliavo, non dico niente perché devo ancora continuare a leggerlo.